Buon pomeriggio a tutti, buon sabato e tante grazie di essere qui con noi a questa nuova puntata del nostro Codice Presenta, una puntata dedicata alla scuola. Ne abbiamo già proposta una settimana scorsa che è stata molto seguita, è stata molto interessante e quella puntata affrontava il tema di come ci si è sentiti, come si è vissuto nel mondo scolastico di fronte a questo periodo, a questo momento così difficile, quale quello della pandemia e tutti gli impatti che ne sono derivati da un punto di vista dei limiti, ma anche delle potenzialità, come metteva in rilievo Franco Lorenzoni, pensando al ritorno e al recupero di tanti elementi di semplice fantasia, ma anche attraverso la tecnologia come Loredana Solda. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi tre amici, anche se ci siamo conosciuti con alcuni da poco e con altri come Antonio da un po' di tempo, con lo stesso spirito un po' che unisce questi nostri appuntamenti, cioè cercare di aiutarci un po' a capire come si può affrontare questo momento e soprattutto quello che i momenti e il periodo che verrà nel prossimo immediato futuro, in uno dei settori fondamentali, vitali della nostra vita sociale e politica, che è quello della scuola. La scuola è il centro di formazione per tutti, lo ricordavamo anche l'altro giorno, quanto la scuola è rimasta nei nostri pensieri, nei nostri ricordi, anche nelle nostre, ogni tanto, anche nei nostri sogni turbolenti, se pensiamo al maledetto esame di maturità. Però se non ci fosse stato quello, non ci sarebbe stato un momento proprio di trasformazione, di cambio, no? Della nostra vita. E quindi oggi abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Catalano, che è un artista artigiano, fondatore di una struttura che adesso è residente ad Asti, che si sta spostando da tra poco lì vicino, che si chiama Universi Sensibili, ma poi lui ce lo racconterà bene, ed è anche autore di un manuale di pedagogia povera. Anna Pascucci, che è direttore dell'Ambient Bioexperience e vicepresidente dell'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali, e Graziano Ciocca, che è un divulgatore e fondatore di una bellissima associazione culturale che si chiama GECO, che si occupa soprattutto di ecologia, con una fortissima vocazione verso il supporto alla didattica e quindi con una militanza, direi, continua sia a scuola che fuori dalla scuola per far vivere e non solo comprendere alle ragazze e ai ragazzi quanto sia fondamentale scoprire il nostro mondo, recuperarlo, riuscire a dare un valore alle cose che sono fondamentali nella nostra vita. E quindi inizierei subito a dare la parola proprio a Graziano, che non è un insegnante, ma è un supporto all'insegnamento, per sapere da lui in questo periodo come ha vissuto e come pensa che cosa cambierà, no? Abbiamo intitolato questo incontro Come può cambiare la scuola, ma senza nessuna pretesa, diciamo, non di organicità quanto di indirizzo preciso, addirittura non dogmatico, ma di impostazione, quanto invece cercando di capire, di raccogliere dei contributi che possano aiutare noi, coloro che ci seguono e anche quelli che ci ascolteranno e seguiranno la registrazione di questo nostro incontro. Quindi, Graziano, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito a Codice, a Vittorio e tutto quanto lo staff. Rispondo in ordine. Che cosa è stato per GECO questo momento? Per me come divulgatore scientifico e in generale come GECO, dato che la maggior parte del mio lavoro si riversa in GECO,
E come diciamo a Roma, è stata un'ammazzata, perché noi praticamente lavoriamo soprattutto per 3 mesi all'anno, marzo, aprile e maggio, in cui le scuole si risvegliano come gli organismi viventi a primavera e facciamo un sacco di attività, come non solo gite scolastiche, non solo attività all'aperto, ma anche in classe, cioè una concentrazione di attività. Quindi noi abbiamo avuto una grandissima perdita. Quindi come si reagisce in generale a una grandissima perdita con le varie fasi di elaborazione del lutto, e quindi noi abbiamo fatto la stessa cosa, cioè abbiamo cominciato a pensare a quanto avevamo perso, ma subito dopo, anche grazie devo dire alla rete di divulgatori italiani, abbiamo cominciato a renderci conto di che cosa potevamo fare e quindi reinventarci. Quindi abbiamo concentrato tutte quante le nostre energie per cominciare a pensare seriamente una volta per tutte a strutturarci per la didattica a distanza. Faccio un attimo un quadro su che cos'è GECO. GECO è un'associazione nata dentro l'Università di Tor Vergata. G.ECO sta per Gruppo Didattica dell'Ecologia e abbiamo vari tipi di attività, facciamo laboratori con i bambini dai 3 ai ragazzi di 18 anni, diciamo tutte le scuole di ogni ordine e grado, facciamo laboratori, spettacoli, uscite sul campo, dei grandi laboratori nei festival, quindi tutte attività in presenza. Quando abbiamo scoperto questo, abbiamo cominciato a coordinarci tra di noi, con l'università, con la dottoressa Caterina Lorenzi che ci ha sempre seguito, che è esperta in didattica dell'ecologia, e anche con gli insegnanti. Io questa settimana ho fatto per la prima volta delle video lezioni online sul corpo umano, quindi qua accanto a me ho modellini di polmoni e cuore, e poi stiamo pensando proprio, già sappiamo che lavoreremo da qui ai prossimi 6 mesi per attività che si svolgeranno esclusivamente online, seppur mediate da un operatore, uno di noi. Quindi per la divulgazione scientifica posso parlare per molti miei colleghi che probabilmente stanno anche seguendo, è stato un duro colpo, però la cosa che posso allo stesso tempo comunicare è che ci stiamo rimboccando le maniche, stiamo cercando di trovare altri modi di reinventarci, è un investimento a lungo termine perché non avrà profitto immediato, però cerchiamo di trovare nuove soluzioni, anche perché sembra esserci una buona risposta dai docenti. Qua segnalo una divisione tra quello che è il docente e quello che è il genitore, perché le nostre attività sono a pagamento, o prendiamo dei bandi, oppure sono le scuole e le famiglie che pagano. I genitori ho notato che sono un po' più scettici a voler fare delle attività a pagamento online con le classi, perché suppongo ci sia una vastissima offerta gratuita. Invece i docenti sono più propensi a chiamare un esperto esterno. Succede soprattutto con le scuole, con gli insegnanti della scuola primaria, perché spesso riconoscono il valore aggiunto di uno scienziato, un artista, qualcuno che sia esterno alla scuola, e quindi sono più invogliati, credono di più in questa integrazione della proposta, dell'offerta formativa. Quindi è già successo in queste settimane che c'è stato uno scontro tra i docenti che volevano continuare a fare delle attività mediate da noi e i genitori che invece non volevano più pagare. Nonostante alcuni avessero già versato delle quote, non hanno voluto proseguire. Quindi quello che è successo è che buona parte delle scuole continuerà l'attività nel prossimo anno scolastico, appena possibile. Ora rispondo alla domanda di oggi. Cosa sarà della scuola? Non lo so. Cosa ipotizzo sarà della scuola? Probabilmente non riapriremo subito, come stavamo dicendo prima della diretta, non entreremo a scaglionati uno ogni quarto d'ora, così ci vorrebbe tutta quanta la giornata. Non rientreremo, non è una parentesi, come diceva nella precedente diretta Roberto Cighetti, che è un collega divulgatore ma anche insegnante di vive a Codogno, diceva che purtroppo questa siamo tentati di pensare che sarà una parentesi, quindi è un brutto momento, ma poi si ritornerà alla normalità. Probabilmente bisognerà reinventarsi per un lungo periodo. E quindi cosa si potrebbe andare a fare? Si potrebbe cominciare a integrare una didattica a distanza mediata dalla tecnologia, in cui la tecnologia però non sostituisce
la frontalità che ci può essere in classe, l'interattività ci può essere in classe, ma deve essere riprogettato. In altre parole, non posso prendere quello che facevo in classe e rifarlo identico di fronte a una webcam. Dovremmo inventarci, e quindi noi stiamo preparando dei laboratori online, dei modi di fare dei giochi interattivi online, sempre mediati da una persona, in dei festival. Vedremo. Cosa spero che sarà la scuola, che è una terza ipotesi ancora. Spero che la scuola approfitti di questa pausa di riflessione, tra virgolette, anche se coatta, obbligata, e vada a spingere su alcuni punti che a me piacerebbe che fossero integrati molto più di quello che c'è adesso. In primis, il contatto con la natura. La sostenibilità sappiamo che è uno dei temi fondamentali, viene trattata con l'Agenda 2030, ma all'interno delle scuole spesso si parla di questo tema come un tema un po' calato dall'alto. C'è il rischio che bambini e ragazzi percepiscano questi messaggi come qualcosa di imposto. Invece sarebbe buono approfittare della ripartenza della scuola per programmare delle attività che stimolino il contatto con la natura. In altre parole, far nascere un amore per l'ambiente naturale, per il nostro pianeta, per la società in generale, ma concentriamoci sull'ambiente naturale, che faccia nascere un desiderio di prendere parte a delle azioni proattive per il pianeta. Mi piacerebbe che ci fosse un'ufficializzazione dell'integrazione delle attività didattiche, quindi anche a livello di mentalità. Se devo andare a teatro o devo prendere il Puma per andare a una gita, bene, se devo chiamare un esperto esterno, non un divulgatore scientifico, intendo di qualsiasi campo, c'è più resistenza. E mi piacerebbe attivare un dialogo tra i professionisti e la comunicazione della scienza e i docenti a doppio senso, quindi chiedere ai docenti che cosa vorrebbero e anche ai comunicatori della scienza che cosa potrebbero offrire alle scuole. Questo come si coniuga con la pandemia? E poi lascio la parola agli altri due ospiti. Questo già emergono dei parallelismi, per esempio, tra quello che stiamo vivendo come crisi sanitaria e quello che vivremo come crisi legata ai cambiamenti climatici, la crisi climatica, quindi dei parallelismi su questo punto. Però quello che sta succedendo adesso con la scuola è una rimodulazione della didattica su vari ambiti. Cercare di coniugare, come avete detto nell'ultimo incontro, nell'ultima diretta legata alla scuola, cercare di coniugare le tecnologie con le competenze per fornire nuovi stimoli non solo agli alunni ma anche ai docenti. Cercare di integrare le varie competenze. Adesso, in questo momento sospeso, c'è più possibilità di formazione. Vedo, almeno nel mio piccolo mondo, vedo che c'è un grande desiderio e un grande entusiasmo di formazione da parte dei docenti e contemporaneamente da parte dei comunicatori della scienza che vogliono trovare nuovi canali e siamo contenti di fare questo lavoro. Parlo a nome di tutti, altrimenti non staremmo qua. Ho finito il soliloquio. Grazie mille, Graziano, per questo tuo primo intervento. E adesso passerei la parola ad Antonio Catalano, che ha sempre avuto a cuore l'universo della formazione nelle sue varie declinazioni. Direi dai più piccini ai più grandi, quindi dato che lui è un maestro delle meraviglie e della sorpresa e alla scuola dedica moltissimo del suo tempo, vorremmo sapere un po' da lui come interpreta questo momento e soprattutto come possiamo affrontarlo per il futuro. Ascolta, ci sono tre cose curiose che mi hanno colpito di questa pandemia. Tre cose molto curiose. La prima cosa è il fatto che vorrei contribuire al discorso di prima, mi è piaciuto molto, no? Questo rapporto con la natura. La prima cosa è che la natura respira e ci fa smettere di respirare.
questa è la prima cosa drammatica, forte, perché probabilmente per la natura noi siamo assolutamente indifferenti. Siamo solo persone che in qualche modo possono contemplarla, se ci va bene, meravigliarsi magari. L'altra cosa che mi ha colpito, è il fatto che negli scaffali dei supermarket la prima cosa che è mancata è stato il lievito. Il lievito del pane non si trova. Allora mi piace pensare che il lievito, nella sua metafora, nella sua idea di qualcosa che cresca, vada nelle case. È il desiderio che si cresca, che cresca un pensiero, qualcosa da mangiare nello stesso tempo, no? Questo mi piace come idea. L'altra cosa che invece che negli scaffali invece sono mancate le penne lisce, le penne, quelle della pasta, perché le penne non riescono a prendere il sughetto. Allora hanno rifiutato. C'è tutto vuoto tranne le penne. Questo mi piace. Che c'entra questo? C'entra perché vorrei iniziare questo mio piccolo intervento, dando un contributo, con una storia molto semplice, che tratta un tema, la parola che oggi va molto di moda, che è incontro, cioè quello che ci manca è l'incontro con i nostri ragazzi, i nostri bambini, l'incontro, quella roba che è lì dentro, è carne, è sguardo, no? Ecco, è alzata di mano, è urla, no? Ecco, è anche commozione, eccetera. Ma Antonio si è staccato. Allora, questa è la storia che ho immaginato. Si chiama Quattro passi, piccole passeggiate per sgranchirsi l'animo. È la storia di un personaggio che si chiama Paolino, che ho scritto questa storia, e che decide, guarda caso, di passeggiare. Io me lo immagino di passeggiare in questo mondo. E arriva al fiume, c'è un pesce, lo prende in groppa e va nelle profondità dell'acqua, un pesce magico, una favola, insomma, fa un grande turbinio e capita in un altro mondo. Quello che stiamo facendo noi, stiamo capitando in un altro mondo. In quell'altro mondo è esattamente uguale a questo, solo che Paolino in quell'altro mondo parla e ascolta il mondo parallelo a noi, misterioso, sconosciuto, che è la natura. Parla agli albicocchi, parla alle foglie, ha un incontro, che è un incontro non soltanto di curiosità, passati il termine, didattico, non vuole comprendere più, vuole stare in mezzo al mondo, vuole scoprire come funziona, ma però, non si dice ma però, lo dico ogni tanto, mi scappa, ma però lo vuole non solo contemplare, lo vuole anche scoprirne l'anima, vuole finalmente mettersi in ascolto del mondo e parlare al mondo e scoprire quella cosa meravigliosa che è la meraviglia del mondo, lui stesso meraviglioso in mezzo al mondo, e quindi imparare certamente come funziona un albero nel suo senso più profondo didattico scientifico, ma anche osservarlo come un'anima, come una creatura che ci può parlare, è la condizione che ci salverà, la condizione di rimettersi in contatto con quella cosa parallela che noi chiamiamo svogliatamente a volte natura. Nelle scuole molte maestre fanno un grande sforzo a portare quella che si chiama natura dentro, no? Come fanno? E durante, passano le stagioni, allora nei bambini piccoli mettono le castagne, sui vetri delle scuole molte volte c'è i fiocchi di neve, Babbo Natale, cioè attraversano le stagioni, come se ci fosse una malinconia del tempo che passa, delle stagioni. E allora molte volte succede che la neve messa sulle vetrate delle scuole rimane anche ad agosto. Rimane lì. E tu passi da lì, vedi questi fiocchi di neve attaccati col mitico Vinaville. È una nostalgia che ci sta prendendo. Abbiamo un'opportunità, quell'opportunità di farla entrare dentro. Perché Malaguzzi lo diceva profondamente, diceva che bisogna collegare la conoscenza alla poesia, è fondamentale. No, anzi, lui diceva anche addirittura non c'è conoscenza senza la poesia. Ma come si fa? Ma non è poi così difficile.
Basta che noi adulti facciamo una cosa molto semplice, un atto pedagogico straordinario. Smettila di osservare i bambini con quell'aria di pedagogisti attenti, pronti a fare... No, stare lì ad ascoltarli, essere anche noi lì ad ascoltarli. E sappiamo benissimo che i bambini sono profondamente poeti, quelli piccoli, sono dei maghi. I bambini di per sé hanno già un contatto con un mondo invisibile intorno a noi. Per questo che dico che forse una delle cose che noi possiamo fare in questo mondo che ci aspetta è entrare dentro in questo turbinio d'acqua e capitare su una riva in un mondo uguale, ma in quel mondo noi saremo in grado di parlare agli albicocchi, di ascoltare le foglie che cadono, di ascoltare il mondo. L'incontro non interessa più l'incontro che può esserci fra me e te. Mi interessa l'incontro che c'è fra me e te, il mondo, quello che c'è a metà tra di noi. Non posso più guardarti come ti guardavo prima. Guardo te come un mondo, un universo. Guardo te come cosa meravigliosa. Questo è per me quello che si sta trasformando. Beh, non voglio dire se è una trasformazione totale. Ci saranno quelli che non hanno nessuna intenzione di trasformarsi. Io ho voglia di trovare quella dimensione. Voglio guardare le anime delle persone. Voglio trovare la verità. Allora, scherzando, dicevamo una volta con Vittorio, vorrei capire come nell'altro mondo le fragole sappiano finalmente di fragole. Sì, perché è il momento in cui le cose devono sapere per il loro sapore, la loro bellezza. Ripeto, Malaguzzi sotto questo aspetto aveva intuito tutto. Aveva intuito la capacità di mettersi in contatto col mondo. È la logica dove la didattica insieme alla poesia fanno, queste parole sempre di Malaguzzi, fanno in modo che noi cresciamo dei ragazzi che hanno uno sguardo trasversale e divertente sul mondo. Perché, certo, questo per me è un dato di fatto, la meraviglia è la leggerezza. La meraviglia è come se fosse i bambini ce l'hanno dentro per natura, quando ti guardano dentro. La meraviglia è come se fosse un fondale che noi abbiamo dentro, ogni tanto torniamo a raccogliere quello che ci serve e a riguardare il mondo. Ecco, questo mi piacerebbe. Lo so, Vittorio, amici, è un po' utopia, lo so, ed è importante quello che diceva prima lui, il mio interlocutore prima, no? Diceva che poi l'importanza è quella anche di piantare gli alberi, di stare lì, di insegnare anche questo, di dire attenzione, riguardiamo il mondo, sì, ma riguardiamolo come meraviglia, sì, ma è la condizione, perché in questo caso quando noi andiamo a vedere un albero si tratta di costruire quello che gli aborigeni chiamano la via dei canti. Ogni luogo va narrato, raccontato, un albero va raccontato, non va solo tagliato, va raccontato. Nel momento in cui tu racconti restituisci all'anima. E a questo servono i poeti, i bambini servono a questo, se no cosa servono? Oltre a scrivere delle poesie autobiografiche che non servono a nulla, servono a raccontare il mondo. E ripeto, io insisto su questa roba perché ai bambini gli è stato a volte privato questa cosa. Io osservo che molte lezioni online, e da ragione il mio collega di prima, no? Molte lezioni online, molte maestre lo fanno esattamente uguale a quello che c'era prima. Identico, non hanno trasformato, ma non per colpa loro, perché lo strumento online è uno strumento misterioso, si trovano a fare un lavoro, no. Allora succede che durante le lezioni sono i bambini online che alzano la mano perché devono dare servizi, sono curiosi, cercano una normalità, ma però, parlo di nuovo, è una cosa interessante, perché noi entriamo in casa delle persone. E qualche cosa. Allora mi viene in mente, poi concludo, una frase di Gianni Rodari meravigliosa, che dice: le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi li sa ascoltare e guardare. Le cose di ogni giorno. Allora perché le maestre non accolgono questo ascolto? Cosa c'è nella tua camera? Come si può ascoltare il mondo intorno a te, le piccole cose quotidiane? Perché le piccole cose parlano, raccontano. Perché dietro una pagnotta di pane, se corriamo dietro e lo svolgiamo, c'è la pagnotta di pane, c'è la farina, c'è il fuoco, c'è il seme, c'è il lievito, c'è il grano, il contadino, il sole, la pioggia, eccetera. Si svolge tutto come in una sedia o un tavolo. Ecco, allora perché per fare un tavolo ci vuole poi un fiore, ci vuole la terra, eccetera. Aveva ragione Gianni Rodari e Malaguzzi, naturalmente. Sono dei grandi maestri che forse oggi sono di un'attualità straordinaria, perché ci hanno raccontato che forse la strada sta nella bellezza. Ma attenzione, quale bellezza stiamo parlando? Di quale bellezza?
Antonio. Allora, la migliore sintesi, e concludo, scusami, la migliore sintesi è lasciarli stare i bambini, perché loro hanno ancora una dimensione in cui forse ci possiamo ascoltarli come dei vecchi saggi con la barba bianca. Grazie Antonio. Poi ti chiederemo in un secondo passaggio di raccontarci un po' quel lavoro che stai ultimando del manuale di pedagogia povera, dove ci sono anche delle testimonianze molto belle e toccanti di bambini e di insegnanti. Ricordo che tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita sia di Malaguzzi che di Gianni Rodari, quindi erano due coetanei che hanno lavorato spesso insieme e che hanno segnato molto la strada della pedagogia, ma anche di tanta cultura del nostro secondo dopoguerra. Anna, tu hai un'esperienza diversa, ricchissima, sei stata e tuttora sei dentro un sistema di fortissima relazione con gli insegnanti, e quindi a te la parola e a darci il tuo prezioso contributo. Dunque, buon pomeriggio innanzitutto e grazie Vittorio per l'invito. Passo a questo aspetto, diciamo, più strutturato dopo, perché Antonio è stato troppo provocatorio per me e quindi mi ha dato il là e diciamo questo sguardo poetico della bellezza, della meraviglia, io non posso che almeno per un tempo allinearmi a quello che lui ha detto. E come l'ho vissuto? L'ho vissuto, ci pensavo mentre lui parlava, come la caduta della scenografia. Cioè, innanzitutto c'è stato il silenzio. È come se improvvisamente la scena costruita fosse stata completamente abbattuta. Cioè, magnifica scenografia, tutti gli attori, tutti fermi, tutti in silenzio. E che cosa c'è dietro alla sceneggiatura? Quindi c'è stato un tempo del silenzio, assordante silenzio, per sostare in se stessi sicuramente, ma anche per vedere dietro che cosa c'è. E scopri l'angolino, scopri il topino, scopri la crepa del muro, scopri, vedi quello che era lì ed era coperto. E quindi, cioè, quindi, insomma, questo è uno sguardo poetico. Questo sarà, ed è vero come scenografia del vivere, del correre, eccetera. E la natura di cui sono attenta osservatrice è emersa, osservo sempre la primavera, sento sempre la primavera, ma questa primavera è stata una primavera in sé diversa, una primavera più libera, direi. Quindi il punto, e quindi mi è venuto in mente una cosa che amo molto, che Feynman, che nel giardino di Manhattan, insomma, va col papà e che vede un uccello, insomma, e quindi chiede al papà come si chiama questo uccello. E il papà risponde, bene, insomma, non so, si chiamerà Turdo, non so cosa, insomma, eccetera. Ma non è importante il nome di questo uccello, vediamo che cosa, come si comporta, che cos'è. E quindi concludeva, ho imparato molto presto a capire la differenza tra conoscere il nome di una cosa e conoscere una cosa. Quindi mi sembra che in questo tempo, questo tempo apparentemente fermo, è stato un tempo che poeticamente, diciamo, e anche in tutti i contesti, insomma, in tutti, sia come individuo che come società, un tempo di pensiero, di auspicabile pensiero. Passo invece all'aspetto, diciamo, più della scuola, della formazione, eccetera. Innanzitutto presento velocemente che cos'è l'associazione. L'associazione è l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, esiste da 40 anni
e abbiamo 26 sezioni in tutte le regioni italiane, che vuol dire che esistono network di insegnanti, che, di formatori che fanno moltissime attività anche in collaborazione con una serie di strutture territoriali, che siano università, musei, insomma, eccetera, centri di ricerca o altro. Poi ovviamente facciamo una serie di attività nazionali, dei programmi nazionali. Per esempio siamo organizzatori, promotori delle Olimpiadi di Scienze Naturali, analogamente alle Olimpiadi di Matematica, con tutte le fasi, diciamo, locali, nazionali e internazionali, come anche dei giochi delle scienze sperimentali per la scuola secondaria di primo grado, quindi, diciamo, alleviamo questi pulcini ed è molto bello, insomma, creare dei sistemi di riconoscimento tra ragazzi che hanno una particolare passione e che poi diventano una massa critica contaminante. Quindi questa è una cosa. L'altra cosa invece che io ritengo fondamentale è stato invece la collaborazione con la Mena Lapat, che è la fondazione francese, che è promotrice da 25 anni e più, oramai da 30 anni, dell'Inquiry Based Science Education, di questo approccio, diciamo, all'insegnamento e apprendimento delle scienze diverse. Per cui abbiamo, grazie a questi rapporti internazionali, formandoci noi per prima, formando, insomma, a cascata formatori e così via, abbiamo messo su dei centri di formazione per formatori e per docenti, e negli anni, insomma, abbiamo iniziato questo processo, perché amo parlare di processi e non di progetti, questo processo 12 anni fa, e attualmente ci sono 14 centri in Italia. La nostra visione è una visione assolutamente sistemica e sistematica, la definirei, per cui accompagniamo gli insegnanti in questi processi formativi, e pertanto in questo poi infine, insomma, come facciamo moltissimi progetti internazionali, ovviamente in Italia è anche abbastanza difficile avere fondi, e quindi diciamo che il network internazionale sono in genere fonti di crescita, di scambi e anche finanziari. E poi in particolare da 3 anni, ora il quarto anno, sono responsabile di questo programma, che è un programma invece non europeo, Amgen Biotech Experience, che è un programma invece americano. E questo è estremamente interessante, perché è un programma formativo per insegnanti di biologia molecolare, quindi sperimentale, anche metodologico, ma la cosa interessante è che siamo 18 paesi in 3 continenti, quindi c'è uno scambio anche di approcci didattici, di modalità, di visioni, di cultura, di paesi molto diversi, quindi è un grande arricchimento. Che cosa è stato questo tempo da un punto di vista dell'associazione o dei vari programmi che abbiamo fatto? Abbiamo avuto un tempo di shock, come diceva giustamente Graziano, ci siamo congelati per un tempo, e in questo congelamento abbiamo anche rispettato molto gli insegnanti, senza immediatamente partire con attività che potevano essere un insulto. Anche loro avevano una necessità di orientarsi, come quando, insomma, metti una maschera, devi capire un attimo in che mondo sei, via. E poi pian piano, cercando appunto di vedere un po' prima, che, insomma, la strategia che noi cerchiamo di adottare è che essendo a contatto con gli insegnanti, con i formatori, ci definiamo un po' un corpo intermedio. Da un lato c'è l'università, i centri di ricerca, insomma, ci sono tutti soggetti, dall'altro abbiamo la possibilità di percepire, di vedere anche prima le esigenze dell'insegnante, quindi li anticipiamo. Se tu ti strutturi una serie di risorse, di strategie, perché le hai viste prima, quando poi loro ne sentiranno il bisogno,
lei lì pronta, risponde all'esigenza prima che sia effettivamente siano coscienti dell'esigenza, diciamo. E quindi chiaramente anche noi stiamo cercando di, come guardiamo, cercando di vedere attraverso un pochino, attraverso questa nebbia. Certamente bisognerà andare verso una formazione. L'ANIS è un soggetto formatore riconosciuto dal MIUR, quindi comunque e andrà necessariamente verso una formazione blended, inevitabilmente, cioè un in e out da una parte virtuale, tra virgolette, e una parte chiaramente in presenza, ma che siano però l'una espansione dell'altra. È lì il gioco, la linea sottile. Non è qualcosa di attaccaticcio, perché alla fine, come sono stati, cercando di essere piccini piccini come Alice, di mettersi in un insegnante, improvvisamente tutto quello che, come la consuetudine di sempre, non puoi farla. No, ovviamente, io lo dico con estrema libertà, c'è una eterogeneità nel corpo docente, per cui hai degli insegnanti, cosiddetti insegnanti ignoti, come diceva Dutto in un suo libro, Acqua alle funi, bellissimi, cioè quelli che tutti noi vorremmo che fossero gli insegnanti dei nostri figli, e quindi quelli che rimangono nella memoria di tutti noi. E poi ci sono purtroppo altre persone che per una serie di motivi non incidono, diciamo così, o incidono insomma con problemi sulla crescita dello studente, che sia una crescita in senso di formazione della testa, anche delle passioni, no? Perché mi sembra che insomma uno dei punti essenziali è la passione, diciamo. Comunque, in buona sostanza, quindi quello che abbiamo cercato di fare è appunto, ci stiamo attrezzando per l'utilizzo di strumenti e di risorse che possono essere utilizzate in una formazione blended, perché riteniamo che appunto a settembre, ottobre, quando ci sarà, in ogni caso avremo a che fare con questo virus, sarà probabilmente a fisarmonica o non sarà a fisarmonica, vedremo insomma come sarà, e inevitabilmente anche l'insegnante avrà bisogno di strumenti e di metodologie. Il mio personale auspicio, siccome ho visto anche commoventemente, cioè sono molto commossa dal fatto che tanti scienziati hanno fatto dei video, c'è cioè un grandissimo fervore, come posso io contribuire stando a casa, ho ricevuto 3.000 cose, no? Vabbè, quindi è un genuino movimento che mi fa piacere, ma ci vuole strategia nelle cose, ci vuole strategia, ci vuole visione, va bene, ci vuole strategia, ci vuole visione, ci vuole tecnica, e ci vuole tecnica. Pertanto, cosa mi piacerebbe? Come un quadro di Pollock. Cioè, allora, il Pollock mi sembra, insomma, l'espressione disorganizzata di energia. Non è affatto vero, perché c'è la simmetria frattale là dentro. E allora, sediamoci intorno a un tavolo, più soggetti che hanno competenze diverse, creano dei coaguli, proprio dei coaguli, di soggetti che hanno sempre fatto formazione, con prospettive diverse, scegliamo i colori di base, vediamo che linee riusciamo a trattare insieme e diamo un'offerta che sia un'offerta coerente e di senso, ma soprattutto metodologica, perché senza metodo queste robe attaccate poi non è Pollock, è una cosa disorganizzata. Anna, mi fermo qui perché non la finisco più, se no. Anna, quanti sono le insegnanti e gli insegnanti che afferiscono all'associazione? Sono 2.000, non siamo moltissimi, perché chiaramente è un'associazione, insomma, di volontariato, una non profit, e quindi però per esempio coinvolgiamo per le Olimpiadi tipo 40.000 studenti ogni anno, quindi abbiamo tutto questo. E poi alcuni studenti, insomma, un bel gruppo di studenti sono diventati anche alunni, perché loro dicono che le Olimpiadi creano dipendenza e quindi si riconoscono tra loro, molti saranno normali, oppure ora saranno sparpagliati nel mondo, però ci aiutano molto.
Una considerazione e poi un altro giro di domande e osservazioni. La prima, che a me personalmente piace molto, il filo che congiunge voi tre, i discorsi che avete fatto, che è quello della natura, la riscoperta della natura, la fondamentale relazione che dobbiamo ricreare con una dimensione che per preservarla, ma anche per preservarci. Quindi questo è uno dei grandi temi che noi stiamo attraversando attraverso le testimonianze di alcuni dei nostri autori scienziati, come per esempio Paolo Vinis, di cui abbiamo appena ripubblicato un bellissimo libro, Salute senza confini, in cui mette in relazione strettissima i temi delle pandemie con cambiamenti climatici, con le diseguaglianze. E quindi tutto questo va, come dici tu giustamente, organizzato. Però la natura va non solo rispettata, ma ristudiata, amata. Un libro che noi abbiamo pubblicato l'anno scorso, che per me è stato veramente un motivo di orgoglio, è I quadri della natura di Alexander von Humboldt, un libro scritto 210 anni fa, con una prosa straordinaria e la scoperta della natura del viaggio mitico che lui fece tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, scoprendo le montagne e i vulcani del Sud America. E, ecco, questo della frontiera ancora, che la frontiera non deve essere solo pensata come era pensato un tempo, tanto lontano, ma ci sono delle frontiere vicine, anche come giustamente si sta dicendo, e soprattutto lo testimonia la scienza, le barriere o le frontiere non servono a nulla se non a creare differenze, ma invece nella scienza c'è una bellissima testimonianza di Alberto Mantovani sul nostro sito di Perché la Scienza, in cui dice proprio che mai come in questo momento la collaborazione scientifica è così globale. Però appunto, pensando che cercare almeno di dare un piccolo contributo a quello che vorrebbe essere un disegno, anche una proposta di incoraggiamento e di aiuto al cambiamento che la scuola sta vivendo e che dovrà ancora più vivere. Poi prima hai menzionato un termine molto caro ad Antonio, a cui poi passo la parola, nebbia. E lui in questi giorni mi ha detto l'altro giorno che spesso quando inizia la conversazione con un amico cita questa frase in cui dice: quando la nebbia scomparirà, apparirà opera, ma noi intanto ridisegniamo il mondo. E quindi, Antonio, a te, raccontaci brevemente un po' il manuale di pedagogia povera, che poi magari può diventare un best seller scolastico. Sì. No, innanzitutto mi piace molto questa immagine che mi è stata regalata. Due immagini sono state regalate qua, una da Graziano, no? Prima, inavvertitamente, prima, mentre la cosa mi permette di dirlo, no? Che per questo mi sono collegato a questo pensiero in questa storia, no? La festa della mamma, si raccolgono i fiori, una bambina. Questa immagine molto semplice, elementare, però ha risvegliato in me questa idea che è qualcosa in più, loro hanno qualcosa in più nella percezione, insomma. E poi questa idea dello scenario mi piace molto, sto teatro, noi abbiamo lo scenario, la finzione, abbiamo tutto, però poi sto teatro crolla in modo pirandelliano e osserviamo ciò che c'era dietro il fondale. Sgomenti che facciamo, osserviamo il topolino, come si diceva, la fessura, e dalla fessura forse c'è una luce che si intravediamo per riraccontare il mondo, ridisegnarlo. Pedagogia povera è un libro che adesso andremo a pubblicare, insomma, è un libro teorico prima e poi anche un libro pratico, un manuale poetico di quali sono le idee, poi insomma, poi questo, quali sono i suggerimenti. Ma pedagogia povera l'ho chiamata Povera della Meraviglia, siamo pedagogia povera della Meraviglia, stiamo scrivendo questo libro in collaborazione con molte persone, vorrei citarle tutte, insomma, che stanno collaborando per scrivere questo libro. E allora è la pedagogia della meraviglia, dove si mette al centro la meraviglia, la pedagogia dell'ovvio, cioè deve essere qualcuno che deve dire che i bambini sono patrimonio dell'umanità. Ci deve essere qualcuno che deve dire: ci stiamo sbagliando, se noi pensavamo di far crescere i nostri figli scollegati dalla natura c'è un errore, una banalità. È ovvio, è così ovvio come se
è semplice. E poi naturalmente la pedagogia povera si utilizza le cose semplici, povere, nella sua semplicità, è antica, è nella memoria, dei nostri antenati, è uno sguardo al mondo, è un modo di ricostruire l'universo. Sono teorie naturalmente, ma in questo libro troveremo l'idea, per esempio, del ritorno alla ritualità, il rito come qualcosa di importante. Non possiamo sfuggire al fatto che in qualche modo noi, quando ci incontriamo a fondo in fondo, è un atto sacro di incontro. Non possiamo sfuggire all'idea che la ritualità del caffè, delle cose più semplici italiane, tutto diventa rituale. Il rito, la scoperta del rito, la scoperta della semplicità, delle storie semplici che rasentano lo zen o il banale. Sono semplicissime. E poi ci sono testimonianze di alcune scuole, la scuola di Barberino Valdelsa che sta praticando questa idea, ma anche alcune scuole a Montevellino, a Milano, stanno già pensando queste. E alcuni suggerimenti nel libro ci sono, come si fa un museo sentimentale, per esempio l'idea di andare fuori a prendere delle foglie, catalogare le foglie, scrivere, sì, osservarle in modo didattico, comprenderlo, no? Ma però dire anche, inventarsi anche come e quando sono cadute le foglie. I musei sentimentali sono musei del respiro, del sospiro, delle foglie cadute, della neve. Il museo sentimentale è un modo per raccogliere il mondo e portarlo in casa e osservarlo, ma sempre da fuori, non è più da dentro che va fuori, è da fuori che ci porta dentro. E quindi è un libro che uscirà, che tratterà questi temi, anche pratici, ripeto, e racconterà di queste esperienze. L'ho chiamata pedagogia povera perché bisogna rimetterla al centro, la povertà. Intendiamoci quale, però. Forse quella francescana, la povertà che ci dà spazio poi alla... che non è miseria, è un'altra roba, come dice l'introduzione del libro di Bruno Tognolini. No, povertà che non vuol dire miseria. Povertà è un dono straordinario che ci permette a noi di spogliarci di tutto e fare, come diceva lei prima, togliere sto fondale finalmente, lasciatemi dire, appariamo noi nella nostra fragilità, nella nostra consapevolezza e poi nell'idea che finalmente scopriamo, era ora, che le persone fragili sono quelle belle, che la bellezza va scoperta lì, nelle persone fragili. Nella pedagogia povera, difatti, faccio con le persone anziane, vado nelle case di riposo, suggerisco, prendo le foto del signore e le trasformiamo tutte in sirene, bellissime sirene che cantano. E non soltanto quello, naturalmente, no? Altre idee, mappe interiori, mappe sentimentali. Un'ultima osservazione, prima si parlava di Pollock, è giusto, Pollock organizza tutto, eccetera, però parte, mettetemi anche questo termine nel vostro pensiero, parte dalla visionarietà, anche. È un visionario. E poi certo, c'è l'organizzazione, il pensiero si diceva prima, giustamente, ma è innanzitutto un visionario. E forse Fellini rimane ancora moderno, perché diceva che la vera visionarietà è nella realtà, non è fuori, è dentro, non è separato. E allora bisogna essere un po' visionari. Allora bisogna fare come fa Tarkovsky, che fa fare i grandi discorsi e dice, bene, bisogna avere le persone che dicono possiamo costruire le cattedrali, possiamo costruire una piramide. Magari non lo facciamo, non lo faremo, però qualcuno deve dirlo. Bisogna iniziare a ricostruire grandi cose enormi, pensieri enormi. È la condizione per commuoverci. Sì. Per commuoverci ancora, per commuoverci delle cose che forse le guardiamo un po' distrattamente. Sì. Grazie mille, Antonio. Graziano, c'è una domanda che si intreccia con il video che tu hai mandato del perché la scienza in cui tu parli e tua figlia gira intorno e poi mi hai detto che stava lavorando. Perché ci chiedono se non potesse essere fatta più didattica dal vivo, pensando alla natura, no? Cioè come si può incontrare, come si può studiare, capire, insomma, seguendo quello che diceva anche Anna, perché tutto poi deve essere in qualche modo convogliato attraverso i percorsi. Allora,
La bella notizia è che nel programma di educazione civica di 33 ore che partirà è compresa una grossa fetta dedicata alla sostenibilità e questo è un ottimo aggancio per tutto ciò che è natura, perché, ripeto, la filosofia su cui ci basiamo è che non possiamo parlare di qualcosa, in particolare di educazione, cioè qualcosa che porterà un cambiamento nei comportamenti, se non si ama, se non si conosce, se non si rispetta. Quindi prima di tutto viverlo e poi farlo proprio. Quello che diceva Antonio, io risento tantissimi richiami a tutto quel filone che si chiama interpretazione ambientale, quindi fare lavoro su una foglia, cosa è stata, cosa sarà, questa è la mia foglia, cosa le succederà, o prendere i panni di un albero come se non fosse uno sfondo verde, ma se fosse un individuo inserito in un contesto naturale. Quindi cosa si può fare? Possono vivere per esempio queste esperienze di interpretazione ambientale, ma un'altra cosa che vorrei sottolineare è che ci sono delle oggettive delle difficoltà logistiche, cioè con i bambini piccoli non si possono portare in posti distanti, non abbiamo lo scuolabus che ci porta, la nostra scuola non ha un giardino. Quindi, certo, si può fare un'attività a tema natura ovunque, anche in classe, però noi abbiamo cominciato a portare la natura in classe, cioè non proiettata, ma proprio i secchi di foglie secche, per cui i bambini vanno a cercare nel sottobosco ad annusare la terra. Bisogna stimolare, non bisogna, la nostra filosofia è stimolare, puntare moltissimo sulla sensorialità nei bambini più piccoli e invece in quelli più grandi, gli alunni più grandi, cercare di far vivere la natura da un nuovo punto di vista. Cioè la parola chiave è cambio prospettiva, perché la natura è qualcosa a cui noi siamo abituati, è uno sfondo. Per valorizzarla, renderla protagonista e soprattutto toglierla da quell'aspetto di qualcosa che noi usiamo, che ci dà le risorse, qualcosa che esiste indipendentemente da noi, di cui noi siamo parte, non al nostro servizio, va cambiata prospettiva. Quindi lo possiamo fare come se noi fossimo delle formichine in un prato gigante, potremmo farlo dal punto di vista di analizzare la vita di un oggetto, qual è stata tutto il suo viaggio e con quali elementi naturali ha avuto a che fare, cercare di cambiare una narrazione, inventare una storia, famoso storytelling, cercare di far riflettere su un aspetto che è stato dato per scontato, perché tutte queste tematiche sono un po' date per scontate, sono cose talmente immediate, sono talmente vicine a noi questo richiamo alla natura, che familiarizziamo e arrivati all'adolescenza magari abbiamo la tendenza a darla per scontato. Invece noi siamo fatti, secondo alcuni autori, ne cito uno su tutti in Italia, Giuseppe Barbiero, abbiamo la biofilia, che è un termine coniato da Wilson, cioè siamo come specie fatti per stare a contatto con la natura. Siamo attratti dalla natura. Ci sono studi che, per esempio, dicono che i bambini durante la ricreazione in un ambiente verde recuperano l'attenzione molto più velocemente. Le persone che hanno un bonsai in ufficio producono di più. Le persone che si affacciano da un ospedale sulla finestra che si affaccia su una zona alberata guariscono prima. Insomma, siamo fatti per stare a contatto con la natura. Questo contatto è talmente forte e istintivo che diventa scontato. Il nostro ruolo di formatori, educatori, docenti è cercare di contestualizzare questa natura in qualcosa di più grande, cambiare prospettiva, quindi in ordine cronologico d'età, formare un legame forte e poi fornire le informazioni che verranno inserite dal bambino nella costruzione, dal ragazzo nella costruzione della propria conoscenza in un contesto più ampio, così che in un futuro diventerà un cittadino con atteggiamenti proambientali, cioè non faccio le cose perché vanno fatte o perché me lo dice qualcuno, ma perché ho capito il valore potentissimo intrinseco della natura che mi circonda, il mio posto nel mondo, e mi batto perché ci sia un mondo migliore per tutti, anche dal punto di vista naturale. Lo sapevo che finiva a fare la rivoluzione. Anna, sì, dimmi. Tu hai citato prima la Mengele Path, che è questo straordinario, io lo definirei, movimento che creò George Sharpack negli anni 90, forse, diciamo,
solamente si può metterlo a confronto con la rivoluzione che fece Oppenheimer nella didattica museale con l'Exploratorium di San Francisco. Insomma, lui si mise di buzzo buono, grande fisico, premio Nobel, per fare didattica scientifica. Ecco, c'è una domanda che mi sembra che si leghi molto a questo. Diciamo, quanto il gioco può aiutare a migliorare la didattica della scienza, ma in generale? Perché c'è molto del gioco nella Mangala Pat. C'è molto del gioco, non nell'accezione comune, ovviamente, no, del gioco, certo. Ma in... in un assoluto assolutamente un diverso ruolo. Vabbè, l'inquiry è molto molto raffinato, è un approccio estremamente raffinato che va preso a piccole dosi, io dico, perché altrimenti, insomma, voglio dire, deve tenere presente tante cose, come nel gioco, l'osservazione, la manualità, l'idea, l'alternativa, la risoluzione del problema, insomma, e quindi esiste una mente, come nel gioco, io potrei dire che c'è hands-on e mind-on, cioè, volendo riassumerlo proprio essenzialmente, e anche se ovviamente è un approccio per, diciamo, ne voglio parlare, ma è un approccio estremamente sofisticato che richiede un'accurata formazione e un cambio completo del ruolo dell'insegnante. E come in un gioco, e mi piace questa analogia, anche il setting dell'aula cambia, quindi sono i gruppetti che giocano, quindi la struttura formale. Quindi mi piace molto, diciamo, questa analogia. Un gioco intelligente, un gioco molto intelligente che alla fine ha la finalità di formarti un habit, mind habit, insomma. Volevo però collegare con Antonio, che mi stuzzica troppo. E, allora, l'osservazione sicuramente è fondamentale. Con l'osservazione vai all'essenza, perché vai sempre più giù. Quindi Graziano parla sicuramente di una natura, di un capire la natura, e anche quello che diceva Antonio del tempo che si è posato sulla foglia, no? E quindi questa immagine, questa storia della foglia, bellissimo. Spezzo però una lancia, ha una natura diversa, ha una natura submicroscopica, una natura molecolare, che è anche lì che in realtà è appunto questo programma, e la bellezza di capire che cosa c'è in un microlitro, il mondo che un ragazzo o un insegnante può scoprire in quel microlitro, non è microlitro con una serie di molecoline che fanno una serie di cose dentro. Bellissimo. non è meno bello della meraviglia della foglia brillante per il sole o per altro. Vabbè, questa è un'idea molto, molto, come dire, poetica del molecolare, ecco. Però questo è una... Tra l'altro ci sono sempre più, come dire, testimonianze esteticamente straordinarie di fotografie scientifiche del micromondo. Sì, certo. C'è una bravissima fotografa e scienziata americana che lavora all'MIT, che si chiama Felice Frankel, che ha fatto delle bellissime fotografie sia di parti, diciamo, di componenti tecnologici, ma soprattutto di parti biologiche, insomma, estetica, no? Certo. Prima tu citavi Feynman. Feynman era un esteta della scienza, lui diceva che la formula deve essere bella per essere vera. Certo. Anche quindi, la poesia al fiore. Sì, questo. Sì. Beh, a me sembra che ci sia un altro... Prego, Antonio, prego. Posso, penso che siamo alla conclusione. Vorrei dire ancora due cose. Vorrei innanzitutto fare un omaggio ai due miei interlocutori, perché mi hanno
fatto aprire un libro dove ci sono due piccole poesie filastrocche che vorrei leggere, perché quando si parla di molecolare l'idea è quella di iniziare a concepire tutto come una soglia, un luogo da attraversare per scoprire un mondo. E allora adesso lei che mi diceva questa cosa, mi sono visto un po' piccolo, dove apro questo mondo e scopro la poesia del micro. E dice dietro ogni foglia una soglia, se in fretta passi troverai dei sassi. Dietro ogni sasso è disegnata una foglia e dietro ogni foglia è disegnata una soglia. Questa è la prima. E la seconda, Graziano, che mi diceva questa immagine bella, essere formiche in un grande prato. E dice come piccoli insetti, piccolissima, brevissima, essere delle formiche piccole in un prato grandissimo, molto bella. Allora dice, oggi siamo andati in campagna, non si è sentita neanche una lagna, tutti in fila come certi pulcini, stando attenti a stare anche vicini. In mezzo al prato c'erano due enormi fiori fioriti, non so se ci siamo capiti, bei fiori che hanno un solo difetto, farci sentire come un insetto. E noi felici in questa nuova esperienza impariamo a ronzare con molta pazienza. L'ultima osservazione mi piacerebbe, ma è mia, perché sto lavorando sull'ignoranza. Cioè sto scrivendo un Vangelo raccontato da un anno patentato o della Beata Ignoranza. Mi piace molto. Cioè mi piacerebbe ritornare in questo luogo, in questo posto nuovo che ci aspetta, beatamente ignorante. Non sapere, immagino un pedagogista, un insegnante, un maestro che smette di sapere, che non sa, beatamente ignorante, e ignorante esploratore anche lui, sorpreso anche lui. Non so, forse sì, ma perché ho bisogno di una cosa fondamentale, ho bisogno ancora di commuovermi ancora da quelle piccole cose, ho bisogno ancora di commuovermi, di capire che questo fondale che cade giù, di vedere ancora quella fessura e commuovermi per quella fessura. C'è una storia molto bella, molto semplice, la racconto, che è proprio legato a questo. Guardate che quando c'è un bambino che osserva, questo diventa memoria dentro, profonda, che neanche immaginiamo. Quanto diventerà grande, che scriverà una poesia, una piccola cosa, un racconto, oppure amerà una persona, non si sa bene per quale motivo, quell'immagine di quella fessura, di quella cosa, arriverà nell'amore, nella poesia, nella relazione. Assolutamente sì. E migliorerà quella cosa. Stiamo facendo un lavoro straordinario. Dobbiamo tirarci un po' su di morale e dire tutti quanti insieme che siamo meravigliosi. Diciamocelo. Senza essere narcisisti, siamo meravigliosi. Sì, perché dobbiamo rimetterci al centro, un concetto rinascimentale, una nuova umanità che si dice siamo meravigliosi. Non siamo, e poi dobbiamo nominare i bambini patrimonio dell'umanità. Questa è una delle cose fondamentali. Scoprire l'invisibile attraverso gli occhi dei bambini, che ci insegnano ancora questa cosa. I bambini quando ti guardano, non ti guardano negli occhi, ti guardano dentro profondamente, ti scavano dentro. Questa è l'immagine che mi piacerebbe avere. E allora, che succede? L'ultima immagine è, se noi dobbiamo fare una passeggiata, se noi dobbiamo dire ai grandi scrittori, pensiamo ai grandi scrittori del teatro, Grotowski, ai grandi teorici del teatro, probabilmente credo che se questi grandi teorici avessero fatto delle passeggiate con i bambini di 3 anni in giro, forse saremmo migliori tutti quanti, forse avremmo un pensiero spirituale più ampio di umanità, non dei libri scritti, perché hanno una saggezza profonda, molto profonda. Ed è anche vero, e concludo questa idea di Graziano che è meravigliosa, siamo ferocemente attratti dalla natura nel momento in cui ci sottrae. Questo virus ci ha sottratto questa cosa e siamo attratti dalla natura. Ma lo sapevamo, eravamo già prima. Io sinceramente sono attratto di fare un bagno nel mare queste vacanze. Chissà se riuscirò a fare. Attratti dalla natura. Ti arriva, ti prende e ti vuole con sé. Ti vuole abbracciare, ti vuole dire delle cose. Ma anche con la natura molecolare e anche con la natura feroce, crudele, che sappiamo che la natura è crudele. E poi mi dispiace che certi filosofi dicono che noi alla fine per la natura siamo assolutamente indifferenti. Siamo una particella della natura che può viaggiare nel tempo, può fare quello che vuoi, ma siamo assolutamente indifferenti. È per questo che devo dire che forse dobbiamo tirare su di morale, dire che forse certi filosofi, se sono filosofi oggi, dicono soltanto una frase:
boh, nessuno sa. Anna, nessuno ha le competenze. La parola magica è boh, esattamente come diceva prima. Non lo sappiamo, boh, è la frase, è la parola che racchiude tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso. Boh, non lo sappiamo. Andiamo per tentativi, andiamo per incontri, andiamo per errori, perché il vero risveglio è fatto per errori. Certo. Commettiamo errori, per favore. Anche la scienza, anche la scienza si basa sull'errore. Certo, e questo lo dicevano i grandi. L'errore, commettiamo errori. Come dire, non, lasciamoci andare, abbandoniamoci agli errori. Ne commetteremo anche di belli, di brutti, santo cielo, lo sappiamo bene, ma noi siamo fatti di errori. Due cose. Scusami. Prego, no, due cose che ci vengono come una suggestione, un'indicazione, l'altra una domanda. Una rispetto a te, una persona che sicuramente conosci, Irene Lorenzini, che dice che la comunità scientifica dovrebbe tener conto delle tue parole e fare in modo che la scuola cresca e lieviti come il pane. E invece una domanda per Anna, che è questa. Se in questo momento, cioè, qual è il sentimento nella comunità degli insegnanti? Se c'è anche un fermento, oltre che una difficoltà, cioè se ci sono anche insegnanti che stanno pensando che magari è un momento in cui si possa ripensare, non dico di partire da zero, perché sarebbe anche inutile, ma di ricominciare a pensare alle modalità della didattica e del rapporto nella scuola. Quello che dopo lo shock è dover fare delle cose, una buona fetta di insegnanti si è resa conto di essere capace nel fare qualcosa, l'ha fatto più o meno bene, più o meno male, ma comunque c'è un capitale ora, un capitale inatteso, assolutamente inatteso, per cui ok, posso farcela anch'io, quindi normalmente insomma, l'innovazione c'è sempre quella fetta del 16% che sono gli innovatori, poi c'è il 34 eccetera. Ebbene, questa fetta è abbastanza ampia, quindi l'azione strategica dovrebbe essere quella appunto di capitalizzare questo fermento e di metterlo a sistema in modo strategico e utile a loro. E questa azione è appunto è sostenerli, per questo facciamo un coagulo di persone di senso e mettiamoci insieme per gli insegnanti. Vabbè. Ma allora, io intanto una promessa di rivederci presto, non solo attraverso le macchine, gli strumenti, ma... Andiamo a mangiare cannelli, vi aspetto. Mangiare cannelli. E poi possiamo proporre ad Antonio di costruire un piccolo carretto dove noi andiamo in giro a predicare... La meraviglia, esatto. Sarà fatto. Va bene. Ma in realtà nel museo c'è già, eh? Lo so. Io non lo so, però. Anna, guarda, ti sorprenderà, è una cosa straordinaria. Ho capito bene. Bene, grazie mille. Grazie infinite. Questa nostra conversazione verrà poi messa subito sulla nostra pagina del sito che è dedicata a tutti questi incontri, hashtag codice presente, e grazie ancora, e buon pomeriggio. E buona Vittorio, domenica. Posso chiudere con un aforisma che ho scoperto la settimana scorsa, che ha condiviso un insegnante durante un corso online che stavamo tenendo, quindi mi sembra una citazione all'insegnante doverosa, riguarda la situazione di Martin Luther King, cioè: può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarlo. Quindi. Allora scusa, Graziano, un attimo, Vittorio. Scusa, accetto la sfida un attimo, soltanto due, anch'io. Io due frasi, non posso. No, due frasi. No, mi piace molto. No, e questa è la frase che dice: non piantare per terra quello che non hai piantato nel cuore. E l'altra cosa è chiudere gli occhi e iniziare a guardare, la condizione di smettere di guardare per riguardare di nuovo. Fantastico, bene. Ecco. Bene. Dai. Grazie Vittorio, grazie a tutti, grazie a tutti, arrivederci. Grazie.